fatto rivendicazioni importantissime, il diritto di voto è la più nota, ma ad esempio ha chiesto la parificazione tra figli legittimi e illegittimi, che nel nostro ordinamento è entrata solo negli anni 2000, un servizio civile per le ragazze. Basta essere illuminati, questo prescinde dal genere, assolutamente. Lei è stata una grande pioniera e siamo qua a testimoniare il suo grandissimo esempio. Noi parliamo di detenuti, ma il problema è per tutte le persone che stanno dentro le mura di un carcere, che sono dentro per una sentenza o per una scelta professionale. Noi dobbiamo avere l'interesse che il servizio pubblico, esecuzione penale in carcere, sia all'altezza delle nostre norme. Nulla di più, ma neanche nulla di meno. Nasce dalla volontà di rendere i riconoscimenti UNESCO del Piemonte un'eccellenza e anche una buona pratica che tutta Europa ci possa invidiare per innovatività di approccio. Stiamo lavorando come Corecom e abbiamo fatto un'iniziativa importante nella richiesta da Agcom per tutelare, diciamo, le TV presenti nel Piemonte. Tecnicamente da questo convegno è venuto fuori che ci sono problematiche tecniche. Ovviamente ne stanno pagando le conseguenze soprattutto le TV locali più piccoline. L'impegno del Corecom è risolvere per arrivare sino ai confini dell'ultimo cittadino italiano. Siamo ancora in una situazione che è già migliore rispetto a 50-60 anni fa, ma si deve ancora fare molto. Abbiamo ancora anche in Piemonte tanti casi di cani alla catena, cani tenuti in box male, cani che non sono alimentati correttamente, canili la cui gestione non è corretta. Abbiamo ancora tante cose da fare. Mi ha lanciato e quindi la mia fortuna è stata proprio aver conosciuto lui. Mi ha portato, mi ha fatto dare delle parti importanti, fare amare dal pubblico. È sempre emozionante parlare di Macario, se lo merita, e non era giusto che i giovani non conoscessero questa comicità.